Io in quel momento vi posso assicurare che non ho capito più niente. Sul palco sale Morgan. A un certo punto Morgan viene di fianco a me, prende il microfono e dice: sì, perché ci siamo messi d'accordo. Ci siamo messi d'accordo prima io e Simona, perché il giudizio era comunque di Mara. È un principio di forza, è del giudice che non fa parte della categoria che è la libero di dire che, a parte il fatto che ci siamo divertiti, ma poi loro sono bravissimi. Da fare da tutto quello che dovete fare. Adesso non vorrei mandare tutto così, che è un gioco, stiamo giocando. No, allora, qua c'è un contratto discografico da 300.000 euro. Questi ragazzi sognano di far musica da 10 anni, 20 anni, non stiamo giocando. Però la mia mente era completamente offuscata da questa cosa. Adesso, in questo momento, non so dirvi cosa pensare, però vi posso solo dire che io non sto giocando, i cantanti non stanno giocando e nessuno che lavora qua dentro sta giocando. E presumo che anche Morgan non stia giocando, e neanche Mara Maionchi, e neanche Simona Ventura. Se no, devono stare molto attenti. Cioè, io ho sbagliato a giocare con questo momento, perché il momento del giudizio, del ballottaggio, dove praticamente si determina l'eliminazione di uno, di un concorrente, è un momento piuttosto serio, che io ho un po', forse in questo modo, profanato. Non so cosa pensare di questa cosa. Probabilmente sono ancora troppo coinvolto, anzi sicuramente. Ci devo dormire sopra, perché questa è una cosa seria. Per cui ci vediamo domani.